Grazie, dottor Mathieu. Non vi spaventate, questo è veramente solo un breve saluto da me come direttore del nostro Italian Centrum, Centro Studi Italia della Freie Universität di Berlino, ma non solo, perché questo centro ha una struttura che si estende un po' più oltre la Freie. Abbiamo un comitato scientifico con membri anche delle altre università berlinesi. Cioè la Humboldt Universität, ovviamente la Università Tecnica, anche l'Università di Potsdam fa parte di questa istituzione, e dunque il nostro compito sarebbe di creare, sviluppare contatti accademici, workshops, events, varie cooperazioni tra questa zona del Berlino Brandenburgo da una parte e molte istituzioni italiane con molte persone coinvolte in Italia dall'altra parte. Siamo molto molto lieti e contenti di poter cominciare, speriamo, una cooperazione fruttuosa nel futuro con questo evento di stasera, che è una première un po' per noi, perché per la prima volta abbiamo organizzato una serata del genere con la prestigiosissima Staatsbibliothek zu Berlin, e ringraziamo molto cordialmente il dottor Mathieu dell'iniziativa e del lavoro organizzativo e preparativo per questa sera. La tematica di stasera entra al 100% proprio nel cuore dei nostri lavori, delle nostre ricerche, dei nostri interessi, no? Perché questa tematica del cultural networking, per dirla in tedesco, tra varie biblioteche su livelli B e internazionali, che coinvolgono, diciamo, la dinamica dei viaggi, dei viaggiatori, della produzione, della ricezione dei testi oltre i confini nazionali. È veramente quasi una descrizione anche di quanto facciamo noi oggi, e dunque siamo particolarmente grati a Fiammetta Sabba per questa proposta interessantissima, che ovviamente avevamo progettato già molto tempo fa in un formato abbastanza diverso da quello di oggi, ma comunque siamo in questa situazione pandemica contenti. E sottolineo questa cosa, non è una soluzione di emergenza, non so, siamo veramente contenti di poter offrire questa serata in formato virtuale, e ringraziamo in questo senso anche tantissimo il collega Thomas Bremer per questo co-referat, per questo secondo intervento di stasera. Io molto brevemente ringrazio anche Sabine Greiner e lo staff del Centro Studi Italia per l'assistenza e il sostegno di questa iniziativa. Mi fermo subito, come ho promesso, sono molto contento e lieto di adesso augurarvi, e augurare anche a me personalmente, una serata ricca di stimoli, produttiva non solo per oggi, ma anche per il futuro. Vi ringrazio tutti e tutte quanti e quante, e buona serata. Ripasso la parola al dottor Mathieu. Grazie. Sì, grazie mille per questo saluto, gentilissimo. Signore e signori, è per me un grande piacere darvi il benvenuto oggi nella sede storica und in den Linden della Staatsbibliothek zu Berlin, almeno in forma virtuale. Come uno dei custodi del patrimonio culturale scritto della Germania, la nostra istituzione è coinvolta nel partenariato strategico di istruzione superiore coordinato dell'Università di Potsdam nel programma Erasmus+ dell'Unione Europea, intitolato Il futuro del patrimonio culturale nell'Europa moderna. Questo progetto di rete di università, biblioteche e musei di, tra gli altri, Bologna, Bordeaux, Riga e Lussemburgo, persegue l'obiettivo di sviluppare procedure innovative per la mediazione scientifica e pedagogica del patrimonio culturale europeo e di trasferirle. Un focus è sul patrimonio culturale letterario, cioè manoscritti e stampe rare, che sono resi accessibili in formato digitale e mediante eventi pubblici come questo di stasera, organizzato in cooperazione con il Centro Studi Italia della Freie Universität di Berlino. In questo contesto di progetto, una conferenza sulle biblioteche europee come stazione del Grand Tour è sempre un tema scelto in modo davvero ideale. Su questo sfondo è un grande onore per me presentarvi la nostra prima ospite, Fiammetta Sabba, professoressa presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna. Fiammetta
Chiamita Sappa ha conseguito presso l'Università degli Studi di Siena nel 2003 la laurea quadriennale in conservazione dei beni culturali, con tesi in codicologia e paleografia, e nel 2005 la laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia, con tesi in bibliografia. La nostra relatrice è stata assegnista di ricerca presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università La Sapienza di Roma, dove ha seguito il progetto Costruzione di una base dati bibliografica riferita alle pandecte gesneriane. Nel 2009 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in scienze bibliografiche, archivistiche, documentarie per il restauro e la conservazione dei beni librari e archivistici. Presso l'Università degli Studi di Udine, con tesi dal titolo Le coordinate letterarie e bibliografiche della Biblioteca Universalis di Konrad Gessner. Delle sue numerose pubblicazioni, cito qui solo le seguenti: gli atti del Convegno internazionale, il privilegio della parola scritta, gestione, conservazione e valorizzazione di carte e libri di persona, Angelo Maria Bandini in viaggio a Roma, una monografia uscita alla Firenze University Press, Viaggi tra i libri, le biblioteche italiane nella letteratura del Grand Tour, la libreria settecentesca di San Francesco del Monte a Perugia. La conferenza di Fiammetta Sappa sarà accompagnata da un co-referente, il nostro secondo ospite, Thomas Brehmer, professore presso l'Istituto di Romanistica della Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, ed esperto, fra l'altro, nel campo dei contatti letterari e culturali nell'età dei Lumi. E Thomas Brehmer confronterà il quadro tracciato con la situazione storica a nord delle Alpi e con una descrizione sul viaggio bibliotecario di Gotthold Ephraim Lessing in Italia. Cara Fiammetta, il palco è tuo. Attendo con ansia la tua conferenza e il successivo contributo di Thomas Brehmer. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte, a chi è connesso, ma innanzitutto volevo ringraziare il professor Bernard Huss per l'accoglienza con il Centro Studi Italia della Freie Universität di Berlino, e un ringraziamento particolare al dottor Christian Mathieu della Stadtbibliothek di Berlino per aver seguito con tanta cura l'organizzazione, insomma, di questo pomeriggio. Approfitto anche di questo momento per ringraziare, che è collegata, la professoressa Chiara Conterno e anche il professor Caspar Renner, perché se questa iniziativa ha avuto ideazione, si deve anche proprio alla collaborazione che è iniziata e che, come diceva il professor Huss, speriamo prosegua proprio all'interno di questo progetto Erasmus Plus, dedicato al futuro dell'eredità culturale nell'Europa moderna. E un ringraziamento particolare anche al professor Thomas Brehmer per accompagnarmi in questa serata insieme a voi. Io vado a condividere intanto il PowerPoint. Il focus, come già ha presentato il dottor Matteo, ha come focus principale, questa relazione come focus principale, la collocazione delle biblioteche nella letteratura del Grand Tour. La storia delle biblioteche ha sempre un po' trascurato le fonti di viaggio nella sua composizione, ricomposizione anche evenemenziale e cronologica, ma è molto interessante riprendere invece il ruolo delle biblioteche all'interno proprio del fenomeno dell'esperienza di viaggio, perché è quanto mai attuale. Oggi lo diciamo forse con un velo di tristezza,
ma dobbiamo ripensare anche il viaggio in una chiave formativa e quindi positiva. Gli elementi attuali per cui appunto presento questa esposizione sono quelli dell'importanza dell'esperienza di viaggio nell'apprendimento permanente che durante tutto il corso della nostra esistenza siamo tenuti a condurre per progredire e anche poi per investire queste nostre capacità, queste nuove conoscenze nella società. L'altro aspetto interessante è quello del viaggio culturale integrato rispetto a tutta quella che è la disponibilità del patrimonio culturale, ma anche paesaggistico e naturalistico, fruibile e godibile. E anche le biblioteche possono, come vedremo, avere un posto in questa possibilità. L'esposizione di questa sera, in particolare, ha la sua base principale in questo studio, di cui vedete nella slide della pubblicazione, che è Viaggi tra i libri, le biblioteche italiane nella letteratura del Grand Tour, edito nel 2018 per l'editore Serra. In realtà quello che vi mostrerò stasera è anche una prosecuzione di questa ricerca, che qui in quella fase ha avuto, diciamo, il suo compimento dal punto di vista dei risultati più consistente, ma appunto non è terminata qua. L'origine di quella ricerca si deve, questo dimostra anche come gli incontri, come i convegni siano non soltanto occasioni per presentare quello che si sta studiando, ma anche per essere sollecitati a nuovi percorsi e con nuove curiosità. Questa ricerca ha avuto il suo stimolo più forte nell'invito che mi fu fatta a tenere una relazione in un convegno internazionale che si tenne a Roma, organizzato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in particolare dal suo direttore Andrea De Pasquale nel 2016, un convegno che si intitolava Le biblioteche anche come musei dal Rinascimento ad oggi. Quella parola anche è fondamentale perché era un convegno, si è trattato di un convegno che intendeva porre l'accento sul ruolo possibile delle biblioteche anche all'interno di un percorso museale e quindi di un percorso, diciamo, culturale più ampio rispetto a quello che noi conosciamo come più aderente al ruolo, alle funzioni delle biblioteche. Fu ovviamente naturale per capire le condizioni di questa possibilità, direi anche gli ostacoli di questa possibilità, fu naturale condurre a ritroso una indagine di tipo storico e ovviamente è stato ovvio doversi occupare del fenomeno del Grand Tour. Ovviamente non è stato semplice perché gli studi sul Grand Tour sono moltissimi, la letteratura è molto vasta, sebbene come dicevo all'inizio, lo studio consistente sulle biblioteche non fosse ancora stato fatto. Quindi come metodologia di lavoro, ovviamente la prima fase ha visto uno scandaglio di tutti gli studi precedenti e poi un'indagine per individuare invece le bibliografie specifiche di cui poi dirò più dettagliatamente, andare anche a individuare quali fossero i centri di ricerca sul viaggio, in particolare esistenti in Italia, perché ce ne sono molti e anche sfruttare
scovare, quando non fossero già molto noti, dei fondi specializzati sul viaggio nelle biblioteche italiane, scoprendo che ci sono insomma sia fondi molto antichi che fondi più recenti. Quelli molto antichi, soprattutto quelli di fine 500 e di 600, si devono diciamo ad una formazione da parte del possessore di quella biblioteca senza una netta consapevolezza di voler accumulare testi sul viaggio. Infatti spesso i testi sul viaggio nel 500-600 si trovano all'interno delle categorie della classificazione delle raccolte della geografia o della storia, in particolare delle relaciones, perché insomma, le relazioni degli ambasciatori soprattutto erano insomma, la testimonianza letteraria più frequente. Ma come vedremo, ci sono anche altri fondi invece che si devono al collezionismo man mano che dal 700 passiamo all'800 fino al 900. Questa che vedete nella slide è un po' è un elenco, diciamo, delle biblioteche che conservano fondi di viaggio, di letteratura di viaggio più consistenti e come vedete insomma sono molti. In particolare vi volevo segnalare gli ultimi due perché si devono, come dicevo prima, a due collezionisti. Siamo nel Novecento, si tratta del fondo Vittorio Bellani presso la Biblioteca Ambrosiana, che è interessante perché ha inglobato anche il fondo di Alessandro d'Ancona che si era molto concentrato negli studi sul viaggio, producendo anche insomma una interessante e importante bibliografia. L'altro fondo è il fondo di Angelo Tursi, si trova presso la Biblioteca Marciana di Venezia. È un fondo, come vedete dal numero delle schede che lui stesso si preoccupò di comporre, è un fondo molto molto ricco. Inoltre è un fondo non soltanto molto ricco, ma un fondo al quale il suo stesso possessore ha allegato una classificazione e questo per me è stato molto importante perché ritrovare quella classificazione che a breve vi mostrerò ha fatto un po' da cartina di tornasole per orientarsi meglio in tutta questa letteratura, ma soprattutto nella restituzione dei risultati di quella ricerca. Per quanto riguarda le bibliografie specifiche, ho dovuto considerare, e quindi quando si affronta uno studio siffatto sulla letteratura di viaggio, è fondamentale orientarsi anche sugli strumenti, sui repertori bibliografici. In particolare, ho utilizzato le bibliografie generali relative ai viaggiatori stranieri in Italia, ma anche quelle relative ai viaggiatori italiani in Italia e in particolare, e questa attività è stata molto più complicata rispetto alle altre due, ho dovuto individuare quali fonti bibliografiche esistessero proprio specializzate sui viaggi erudito bibliotecari in Italia. Ma devo dire che da una parte sono stata anche molto fortunata perché i viaggiatori stessi spesso citavano dei precedenti, quindi diciamo che è stata un po' una scatola cinese che ogni tentativo di imbrigliare questa letteratura poi veniva bloccato da nuove fonti che emergevano sorprendentemente. Vi ho citato il Grand Tour, ho parlato di esperienza di viaggio in maniera generale, ma appunto questa esperienza di viaggio, in particolare di tipo culturale, aveva già avuto dei precedenti molto antichi, soprattutto li aveva avuti nella redazione, nella composizione di testi di memorie di viaggio. Già addirittura in età alto medievale
abbiamo l'itineraria e abbiamo i Mirabilia Urbis, quindi abbiamo resoconti di pellegrinaggi, di descrizioni di determinati territori, che fossero città o che fossero appunto territori più ampi, che erano rivolti ai pellegrini che si recavano a Roma. Nel XIV secolo abbiamo un altro momento importante per il viaggio erudito, con il movimento, degli umanisti e poi, che poi culminerà nel fenomeno del Rinascimento, alla ricerca, di codici, quindi di manoscritti, sconosciuti, attraverso i quali recuperare l'eredità, letteraria dell'antichità classica. Questo tipo di viaggio culturale, specificatamente, possiamo dire documentario, ha avuto anche un altro momento importante nel XVII secolo, quando arrivano in Italia i gesuiti, bollandisti, come Eschen e Papenbrock, e i benedettini di San Mauro, i Maurini. Sono noti Mabillon, Bonfaucon, Germain, Etienneau, tutti personaggi che erano venuti in Italia per acquisire notizie, informazioni su manoscritti e su documenti, in particolare per comporre i loro grandi monumenti letterari, quali Iata Santorum o l'Itinerarium Italicum, e quindi quelle opere devono veramente molto al bacino documentario italiano. Ma che cosa cambiò poi con il Gran Tour? Che cosa successe da fine del Seicento, in particolare per tutto il Settecento? Cioè, come il Gran Tour si caratterizzò, quale esperienza di viaggio speciale? Fu innanzitutto un'esperienza di spostamento concreta per formazione culturale, ma un'esperienza che andò ad integrare tutto quello che era quella disponibilità culturale, ma anche naturalistica e paesaggistica. L'esperienza del Gran Tour ha portato in Italia moltissimi viaggiatori stranieri, è veramente uno dei fenomeni più rilevanti della storia intellettuale europea, e lo è in particolare per le sue poliedriche faccettature e anche per importanti ricadute che poi ebbe nella costruzione dei modelli culturali, sociali ed economici a cui, insomma, fecero riferimento le élite aristocratiche e nobili borghesi dell'età, per tutta l'età moderna. Quello che siamo noi oggi, come studiosi, come viaggiatori, come turisti informati, curiosi, spesso anche già preparati prima al viaggio, lo dobbiamo probabilmente proprio al Grand Tour, che venne istituzionalizzato come esperienza di formazione necessaria, anche se si era mosso già dalla fine del Cinquecento. Fu veramente nel XVIII secolo che insomma, si consolidò, fino ad avere strascichi fino, insomma, ai giorni nostri, in una sequela ininterrotta di eruditi, di letterati, di scienziati, di filosofi, di ambasciatori, che lessero effettivamente l'Italia come meta privilegiata e come meta irrinunciabile di questa curiosità conoscitiva, perché l'Italia rappresentava la culla nella quale si erano stratificate in maniera armonica, e continuando a convivere anche visivamente, le civiltà che avevano avuto appunto in Italia teatro nel corso dei secoli, continuando appunto a manifestarsi nei territori, ma soprattutto anche nei contesti urbani. Basti pensare alle vestigia, alle rovine archeologiche, ai palazzi, alle chiese e ovviamente anche, insomma, alle biblioteche e ai suoi archivi custoditi nei palazzi in particolare, o nei complessi edilizi.
L'esperienza di viaggio ha inoltre prodotto una congerie eterogenea, diversificata di osservazioni molto attente, da cui poi sono derivate spesso, non sempre, anche memorie documentarie a stampa, in forma di diari, di taccuini, di lettere, di appunti, di relazioni, di guide, ma poi anche di mappe, di quadri, di vedute. E quindi questo ha portato poi il Grand Tour a restare veramente presente nella nostra esperienza anche attuale. Le regioni della penisola coinvolte in questo appunto fenomeno di arrivo di turisti sono queste che vedete più colorate. Come vedete, la parte del sud, dove tuttavia ho aggiunto la Sicilia, ma il viaggio in Sicilia in realtà si afferma soltanto insomma, verso la fine del XVIII secolo. Come vedete, il sud resta inesplorato, tranne insomma, alcuni casi. Questo perché l'Italia appunto si estende, lo vedete nella penisola, da nord a sud, cambiando non soltanto paesaggio e quindi presentando spesso anche difficoltà proprio nel percorso, difficoltà dal punto di vista anche naturalistico, ma anche climatico, per cui il viaggio, nel sud Italia necessitava di una preparazione molto, molto attenta. Già vi ho accennato un po' sulla tipologia delle forme letterarie presenti di tipo odeporico. Le guide, che sono un po' in realtà una reazione dei vari paesi europei, dei vari territori, meglio dire, europei, proprio a questo fenomeno del turismo. C'erano già prima, ma c'è un forte incremento nel XVIII secolo, proprio anche per mostrarsi, per far conoscere, per manifestare il proprio posseduto, le proprie caratteristiche, le condizioni anche di visita di luoghi culturali. C'è poi la podemica, che è una particolare forma di letteratura di viaggio con la quale si forniscono istruzioni su come viaggiare, ma c'è poi anche l'odegesi, l'odologia, la periegesi, quindi guide di viaggio a scopi formativi e di studio, spesso utilizzate in ambito religioso, oppure nel caso dell'odologia, testi riguardanti le modalità di viaggiare con profitto, e quindi viene escluso assolutamente, non viene contemplato l'ozio. E poi la periegesi, che invece è una forma letteraria che restituisce una descrizione topografica e storica di un paese, dando dettagli di tipo antiquario, architettonico e artistico. L'altra distinzione importante è quella fra manoscritti e stampati, perché i turisti spesso, soprattutto al ritorno dal loro percorso, ricomponevano i loro testi, i loro appunti di viaggio in vista di una pubblicazione a stampa. In realtà esistono anche moltissime memorie, molte presumo sconosciute, ci sarebbe veramente da fare un censimento, che giacciono ancora manoscritte. Nel caso della mia ricerca, nello studio che avete visto prima, ho escluso i manoscritti perché avrebbero comportato veramente un lavoro di equipe e, come dicevo, di censimento, oltre che poi di trattamento, di trascrizione, di comprensione sicuramente più impegnativa rispetto al testo a stampa. Una distinzione per me molto importante, proprio anche in come poi presentare quella ricerca, è stata quella fra epistolari e resoconti, intendendo per resoconti i taccuini, i diari di viaggio. Perché? Perché i resoconti presentano il viaggio in una forma molto viva,
molto diretta, scusate, gli epistolari, in una forma molto viva, molto diretta, però per quanto riguarda le notizie, vengono fornite in maniera molto frammentaria, quindi vanno ricostruite appunto rintracciandole lettera per lettera. Nel caso dei resoconti abbiamo una descrizione continuativa, quindi anche spesso più dettagliata, più approfondita, perché poi i viaggiatori, quando tornavano nel loro paese, ricomponevano quegli scritti anche inserendo notizie di approfondimento. Però, appunto, proprio per questo, anche per questa attività, per questa azione che conducevano successivamente appunto al viaggio, si tratta di un testo meno genuino, più artificioso, che spesso tende magari a copiare parti di resoconti di altri viaggiatori pubblicati in precedenza, e spesso anche da errori non riusciamo a riconoscere un po' la genealogia di questi testi. Questo che vedete è un esempio di apodemica, vedete che dentro a questo testo ci sono anche segnalate le biblioteche, quindi per quale insomma, ragione nel viaggio possono venire visitate le biblioteche. Questa che vi mostro è la classificazione dei viaggiatori fatta da Angelo Tursi, vi leggo soltanto diciamo, le classi principali: ciceroni, letterati, artisti, eruditi, religiosi, politici, scienziati, e poi anche altri tipi di viaggiatori come gli industriali, come gli albergatori e poi anche gli alpinisti, fino poi dopo arrivare ad un'altra forma di restituzione insomma, di memorie di viaggio che può essere rintracciata nelle pitture, negli acquerelli. Perché è molto importante? Perché, come vi dicevo prima, ha fatto per me un po' da bussola nel momento in cui mi sono chiesta come ordinare proprio all'interno del libro che stavo scrivendo queste memorie. La scelta è stata quella di dividerle in epistolari e in resoconti, proprio anche per dare l'idea di questa diversa, molto diversa tipologia formale, testuale, stilistica, letteraria. All'interno poi l'ordinamento è stato cronologico. Questo dubbio su come presentare i risultati della ricerca si deve ovviamente anche alle caratteristiche dei viaggiatori che potevano essere effettivamente considerate per presentare quelle memorie, per professione, per nazionalità, per interessi, per rete culturale. In realtà poi approfondendo appunto le testimonianze di viaggio sulle biblioteche, perché quello, ricordiamolo, era il focus, abbiamo visto che non solo, ad esempio, nel caso della professione, le biblioteche erano addirittura presenti nelle memorie di scienziati, di ambasciatori, di politici, ma addirittura spesso erano descritte in maniera molto più dettagliata di quanto aveva fatto qualche letterato. Per esempio, nel caso degli scienziati, mi viene in mente Jean Vernouis III, Vernouis fornisce notizie davvero presentate in maniera quasi scientifica, nel senso più puro del termine, proprio al dettaglio. E quindi quello non poteva essere il modo di insomma, presentare queste testimonianze. Quindi professione, nazionalità, interessi, rete culturale sono gli elementi che caratterizzano ciascun viaggiatore. E sono elementi che influenzano ovviamente il loro concetto di viaggio, ossia l'obiettivo primario, ma anche il loro interesse per le biblioteche, che poteva differire a seconda di quell'obiettivo, e cosa non di minore importanza, la loro preparazione bibliografica. I viaggiatori eruditi, prima di partire per il viaggio, si informavano, leggevano le testimonianze a stampa
precedenti che erano insomma già state pubblicate, ma cosa ancora più interessante, quasi sempre nelle loro introduzioni, nell'introduzione poi ecco, alla testimonianza del loro viaggio che presenteranno una volta tornati e che stamperanno, addirittura spesso fanno un quadro critico, bibliografico di tutte quelle che sono le fonti da loro non solo utilizzate, ma anche di quelle fonti che per loro sono da non considerare per qualche errore, per incompletezza. Quindi viene fuori attraverso la letteratura di viaggio anche una sorta di attività critico-bibliografica. E quindi ecco quella scatola cinese, che ovviamente si riapre. Ho appena citato la rete culturale. Appunto nel XVIII secolo, dobbiamo parlare anche di Repubblica delle Lettere, che rappresentava esattamente questa rete culturale che forse dimostra come il concetto di Europa, così come lo sogniamo anche oggi, forse lo avessero già lo avessero compreso meglio, passatemi questa riflessione, di quanto insomma, riusciamo, anche per motivi politici, noi a fare oggi, sebbene dal punto di vista culturale e scientifico ci impegniamo molto. Quindi la Repubblica delle Lettere, una rete culturale che si basava molto sulla corrispondenza, quindi sullo scambio epistolare, sugli incontri in biblioteca dove si poteva conoscere altri pari. Sul viaggio, come stiamo appunto mostrando, perché il viaggio era un'occasione per conoscere di persona magari dei pari, degli eruditi che si conoscevano già per corrispondenza, oppure per fare nuove conoscenze e poi dare avvio a nuove collaborazioni. Collaborazioni che in particolare in questo secolo, insomma dalla fine del Seicento, divennero molto forti anche grazie alla nascita di un nuovo canale di informazione erudita, letteraria e scientifica, che è quello dei periodici culturali. Tuttavia, i contatti personali non vennero sostituiti dal progresso tecnico della comunicazione, appunto, che i periodici rappresentavano, e quindi i viaggi rimasero comunque come uno insomma, dei canali principali di scambio e come una delle basi di collaborazione, insomma, per mettere appunto basi di collaborazione più importanti. Le categorie di viaggiatori, come ho detto, sono varie. Il viaggiatore erudito, in particolare interessato alle biblioteche, ossia che inserisce le biblioteche come focus, come obiettivo del suo viaggio, quindi non sto parlando della forma di presentazione, di descrizione che abbiamo già detto può avere veramente insomma, delle sorprese nelle testimonianze, ad esempio, degli scienziati, ma coloro che giungevano in Italia per visitare le biblioteche furono soprattutto i letterati. E lo scopo poteva essere di tipo storico-letterario o biblico-teologico-bibliografico, ma anche letterario-filologico-bibliografico. E ci furono anche viaggiatori con interesse specificatamente bibliotecario. Si tratta in particolare di Andrés, di Folkman, di Latapí e di Blumenschein, alcuni dei quali addirittura forniscono proprio un elenco ricchissimo di biblioteche visitate in Italia o delle quali avevano avuto notizia. Qui vi mostro un po' quello che dicevo prima, la bibliografia nei resoconti di viaggio, per farvi degli esempi concreti. La Land, oltre a fornire indicazioni bibliografiche sullo Deporica, ha segnalato anche le guide di cui si era servito, elencando poi città per città addirittura gli eruditi incontrati. Quindi si tratta di una fonte preziosissima anche appunto per approfondire per studi futuri. Poi abbiamo Blume, che
che elenca quali opere fossero pertinenti ai viaggi eruditi, specificatamente bibliotecarie, quindi ecco quella tipologia della quale mi stavo occupando fin dall'inizio, che poi si è disvelata mano a mano. Folkman, che addirittura fa un'analisi critico-bibliografica, e poi Blumenschein, che come vi accennavo ha elencato le biblioteche, ma soprattutto ha registrato numerosissime fonti di varia natura riguardanti le biblioteche, da opere storico-letterarie ai repertori biografici e bibliografici e anche a storie locali. Ma quali sono gli elementi che le testimonianze di viaggio portano particolarmente in luce? Innanzitutto la pubblicità, e quando diciamo pubblicità dobbiamo pensare proprio all'apertura, alla volontà di aprirsi a un pubblico che non sia quello di diretto riferimento. L'orario di apertura e con coordinamento cittadino, ad esempio, è molto importante. A Firenze sappiamo che Maglia Becchiana e Biblioteca Marucelliana si alternavano, ad esempio, nei giorni di apertura, ma dai turisti, dai viaggiatori del Grand Tour viene molto apprezzata la Biblioteca Franzoniana a Genova, che sebbene fosse una biblioteca allora privata, in realtà la volontà era quella di essere pubblica, al punto tale che ai viaggiatori veniva fornita una lampada e una torcia per riuscire a studiare anche quando il sole era calato e arrivava la sera. L'altro aspetto che dimostra appunto la maggiore o minore apertura della biblioteca al pubblico è ovviamente la disponibilità dei documenti, che dipende anche dalla presenza, perché non sempre ci sono, e dalla qualità dei cataloghi, che chiaramente sono l'evidenza del posseduto. E poi, non da meno, è l'accoglienza e la preparazione dei bibliotecari a fare la differenza per i viaggiatori e soprattutto per la conoscenza del patrimonio di quelle biblioteche. Importante ovviamente anche il valore delle raccolte, i viaggiatori in linea generale valutano molto bene le biblioteche personali o familiari, perché le trovano le più ricche, le più esaustive anche rispetto a tematiche. Soltanto nel caso della Biblioteca Barberini i viaggiatori si lamentano del fatto che non fosse aggiornata, ma d'altronde insomma era rimasta chiusa e bloccata. Quindi trovano queste biblioteche personali familiari, ecumeniche e pubbliche, un po' probabilmente anche per sfoggio da parte del possessore o della famiglia, e dall'altra parte anche perché spesso questi possessori facevano parte di quella rete culturale, per cui la loro mentalità era già proiettata in condizioni di scambio favorevole. Per le biblioteche ecclesiastiche invece i giudizi non sono sempre positivi, si ritiene che la loro cultura sia sorpassata, cioè quella rappresentata dalla loro documentazione sia ormai una cultura sorpassata. Però vengono molto ben valutate, quindi visitate dai viaggiatori per la preziosità dei documenti, perché i documenti di archivio e i manoscritti rappresentavano degli unica. Un altro motivo di visita da parte dei viaggiatori delle biblioteche ecclesiastiche è quella al complesso edilizio, e quindi sicuramente la componente artistica degli edifici nei quali le biblioteche erano collocate, ma anche degli stessi saloni librari, aveva molta importanza. Tuttavia, questo aspetto della decorazione artistica dei saloni, quindi della presenza di pitture, di quadri, di stucchi,
Non sempre era apprezzata dai viaggiatori, soprattutto se non avevano un interesse specifico storico-artistico, ma piuttosto quelli che andavano in biblioteca per ricerca documentaria ne erano infastiditi al punto tale che reclamavano e che lo scrivono anche nelle testimonianze questa dissipazione di denaro nell'acquisto di quadri piuttosto che i libri. Biblioteche, quindi, come luoghi fisici, architettonici e spaziali, una piccola carrellata di esempi: questa è la Biblioteca Universitaria di Bologna, questa è la Biblioteca Riccardiana di Firenze, che si trova a Palazzo Medici Riccardi, questo è il salone famoso. Realizzato insomma sul progetto di Michelangelo, il Salone della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, e poi ovviamente ho inserito la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana, che può essere appunto molto apprezzata per questa sua decorazione, tra l'altro con il vestibolo che rappresenta anche la storia del libro, delle pitture che vi si trovano inserite, ma la Biblioteca Vaticana anche come esempio emblematico di come non solo viaggino le persone e gli studiosi, ma di come abbiano in realtà viaggiato e continuano a farlo ancora oggi anche le stesse raccolte librarie. Le biblioteche come luoghi documentari, e quindi qui c'è l'esempio di manoscritti, come potrebbe essere insomma di libri, questi che vedete sono uno il calendario messicano del fondo Corti alla Biblioteca Universitaria di Bologna, e gli altri invece sono tratti dal fondo Aldrovandi, del quale tra l'altro il prossimo anno insomma, ricorreranno delle celebrazioni. E luoghi documentari anche come cataloghi, come dicevamo prima. Questo è l'esempio di una descrizione di manoscritti realizzata dal bibliotecario Paolo Maria Paciaudi, e i viaggiatori elogiano molto questo bibliotecario così attento e così esperto, anche se non sempre apprezzano il bibliotecario esperto, soprattutto quando lo incontrano di persona, e questo vuole fare sfoggio della propria conoscenza e quindi diventa logorroico e appesantisce la loro visita facendo spesso perdere tempo. Quindi anche da queste piccole notizie capite immediatamente come le testimonianze di viaggio, come i libri di viaggio siano anche molto piacevoli da leggere, perché ci sono insomma dei riferimenti e delle curiosità anche così simpatiche. Questo è un altro esempio di cataloghi, e poi ecco un elemento molto importante che volevo ricordare è anche come le biblioteche siano dai gran turisti concepite come luoghi di incontro. Luoghi di incontro in particolare con i bibliotecari, che non erano utili soltanto a rintracciare documenti, ma erano anche personaggi così stimati nel loro tempo che redigevano lettere di malleveria, di raccomandazione, per far sì che i turisti potessero presentarsi alla tappa successiva, spesso addirittura a dei regnanti. E questo ci fa capire quale insomma, fosse il ruolo del bibliotecario allora. Biblioteche come luoghi di incontro è interessante, importante anche perché ci fa retrodatare il concetto di biblioteca pubblica, cioè la biblioteca era già concepita come un luogo di scambio, era già frequentata a questo fine. Una rapida carrellata, perché sto controllando il tempo, di viaggiatori, di personaggi, ma sono moltissimi questi, insomma, fra quelli più noti, da filosofi a magistrati, a studiosi di diritto, di matematica, sono insomma quelli che hanno prodotto anche memorie più importanti. Ma vi ho detto che mi sono appunto occupata di resoconti a stampa, di resoconti ed epistolari di viaggiatori stranieri. In una seconda fase sono approdata anche allo studio di testimonianze di viaggio
inedite, manoscritte e di italiani. Ho voluto insomma tentare questa prova. Vado molto rapida, ma vi mostro alcune testimonianze inedite. Questo è Iano Blanco, Giovanni Bianchi, un medico riminese, la cui raccolta si trova appunto alla Biblioteca Bambalunghiana di Rimini, e questi sono tutti esempi di manoscritti, dei suoi manoscritti di viaggio, o meglio della documentazione oteporica di Iano Blanco. Questo è il diario di viaggio. Le parti in giallo è per insomma, segnalarvi che parla appunto anche di biblioteche, ma volevo porre alla vostra attenzione questa particolare documentazione che vi presento da adesso in poi. Questo è un appunto delle tappe del viaggio che lui aveva previsto di condurre partendo da Napoli e tornando a Rimini. Da una parte appunto c'è il viaggio in andata, dall'altra ci sono le tappe del viaggio di ritorno, con una crocetta, quelle che poi realmente fece. Questo fogliettino che si trova dietro una lettera di viaggio ricorda come Iano Blanco nel viaggio fosse stato accompagnato dal bibliotecario Epifanio Brunelli, quindi insomma, il bibliotecario erudito aveva un altro ruolo ancora nel Gran Tour, era anche un compagno, una guida, un cicerone. Questo invece che vedete adesso è la rubrica dove Iano Blanco aveva segnato alfabeticamente tutti i personaggi eruditi che avrebbe potuto contattare con il loro nome, con la loro professione e con la città in cui risiedevano. Ci sono anche dei bibliotecari, Lodovico Anton Muratori, segnalato, e Giovanni Lami, segnalato per Firenze come polimate. Ma un viaggiatore molto importante, quindi uno studio molto importante, è stato quello sulla documentazione inedita di viaggio di Angelo Maria Bandini. Quindi un italiano, un bibliotecario e una testimonianza manoscritta. Quindi diciamo, tutte dimensioni che l'alta ricerca per forza di cose aveva dovuto mettere da parte. Bandini fu direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana e della Biblioteca Marocelliana di Firenze, aveva viaggiato fin dalla giovane età, ma più tardi, compiuto il suo fondamentale lavoro sul catalogo dei manoscritti della Biblioteca Laurenziana, intraprese proprio un personale maturo Grand Tour. Dei suoi viaggi ci sono molte testimonianze, intanto ben 11 volumi che raccontano il suo viaggio nel Casentino, poi ci sono manoscritti che raccontano il suo viaggio in altre località della sua amata Toscana, e poi c'è un manoscritto che racconta il viaggio nel nord Italia, in particolare in Piemonte e Lombardia, e un altro manoscritto in uno stato di bozze, quindi mai questo utilizzato per uno studio, nel manoscritto che riporta il racconto del viaggio che Bandini aveva condotto nel sud Italia, quindi a Roma, Montecassino e Napoli, ovviamente visitando e descrivendo anche insomma, tutte le località, i territori che si trovavano fra una tappa e l'altra. Viaggio questo che ho preso in considerazione. Vedete anche la differenza, questo è quello del Casentino, questo è quello del Nord Italia, molto composto, probabilmente già pensava ad una stampa, e questo invece è quello del Sud Italia, e è quello che io ho preso in analisi, trascrivendo il viaggio in particolare a Roma, che appunto Bandini aveva condotto fra la fine del 1780 e l'inizio del 1781, e che ha portato appunto alla pubblicazione di questo libro, nel quale, oltre che la trascrizione del diario di viaggio, presento anche un approfondimento ovviamente di tutti gli eruditi che lui aveva incontrato, ma anche appunto di tutti i manoscritti che aveva citato, le edizioni che aveva citato, dei luoghi che aveva visitato, e attraverso un indice finale, insomma, ho restituito
diciamo, tutta questa rete culturale fatta di persone, fatta appunto di oggetti, ma fatta innanzitutto di relazioni. Questo lavoro ha inoltre portato anche ad una sperimentazione, soprattutto eravamo nel periodo di lockdown, quindi sono particolarmente affezionata a questo esperimento che abbiamo condotto con la collega Lucia Sardo, sempre dell'Università di Bologna, e con uno studente della nostra Summer School Linked Data per i beni culturali, dove abbiamo, prendendo la mappa di Giambattista Nolli, che era quella più vicina al viaggio di Bandini, abbiamo ricollocato tutte le tappe romane di Angelo Maria Bandini, creando una mappa che è visitabile liberamente, open access, attraverso il calendario proprio di viaggio, quindi ricostruendo mese per mese, giorno per giorno le varie tappe, per cui se vado in un particolare giorno trovo soltanto queste quattro tappe, clicco sopra una e a fianco trovo la descrizione, riportando spesso insomma un'immagine quanto più contemporanea al viaggio di Bandini, ma anche dei dati descrittivi e dei link che riportano poi laddove ancora esistenti questi edifici, questi luoghi, questi siti, queste rovine, anche a un eventuale sito istituzionale per approfondire, per poter poi fare un viaggio nel viaggio e magari progettare un viaggio fisico nel futuro. Vado a chiudere perché sto guardando il tempo, credo che sia finito, chiedo anche insomma conferma al dottor Matteo. Qui vi ho messo un po' uno schema con percentuali delle biblioteche visitate regno per regno, stato per stato, anche per vedere la tipologia, quindi molto frequenti quelle private, e per quelle religiose vedete insomma le diverse tipologie, ma c'erano anche biblioteche già di università, oltre che biblioteche di musei all'interno proprio di gallerie, di musei, e poi biblioteche di seminari, di collegi, di chiese, di duomi, di case professe, di scuole religiose. Quindi l'Italia era veramente un pullulare di biblioteche, non soltanto nelle grandi città, ma anche nei territori minori. Con i miei studenti del corso di storia delle biblioteche e della bibliografia abbiamo fatto un esperimento studiando storia delle biblioteche e loro hanno su Bologna, si sono concentrati, hanno estratto da tutte le testimonianze di viaggio che io insomma, ho presentato loro le biblioteche che riguardavano Bologna e hanno fatto una ricerca per andare a scoprire, quindi ad approcciarsi alla storia delle biblioteche, ma a scoprire dove oggi si trovano queste biblioteche, se sono diventate istituzioni, se sono invece raccolte all'interno di istituzioni o se addirittura sono scomparse. Quindi per Bologna sicuramente la biblioteca universitaria ha integrato in sé quelli che erano i fondi di Ulisse Aldrovandi, di Cospi, di Benedetto XIV, di Ferdinando Marsigli, ma anche quello dei conventi, insomma, come sappiamo, e poi anche altre biblioteche private. Addirittura una biblioteca privata l'abbiamo rintracciata alla Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro. Ecco, questo è uno schema che hanno fatto ancora loro e che è molto utile per vedere quali biblioteche avessero visto i viaggiatori, anche quindi per provare a ricostruire una genealogia della letteratura di viaggio, perché chi l'aveva visitata in precedenza poi poteva essere stato oggetto di copia della sua testimonianza da parte del viaggiatore che l'aveva registrata, descritta successivamente. Quindi ecco, questi sono tutti esempi di lavoro che gli studenti hanno potuto fare, quindi è una dimostrazione di come la storia delle biblioteche sia
assolutamente una disciplina non soltanto storica, ma anche di insegnamento, di preparazione per l'utilizzo, per la fruizione, per il godimento del nostro patrimonio, di quello che appunto ci è arrivato e abbiamo a disposizione nell'epoca attuale. Per chiudere, tra il 600 e l'800 è di fatto avvenuta una trasformazione del ruolo culturale, sia estetico che intellettuale, della biblioteca, ed essa è divenuta via via innanzitutto l'istituzione preferita per la formazione delle classi dirigenti, dei corpi docenti, di gruppi di scienziati e di una società intellettuale in grado non solo di apprezzare, ma anche di condividere il patrimonio delle nuove conoscenze. Il viaggio del Grand Tour si presentava come l'occasione per realizzare, grazie soprattutto alla disponibilità delle biblioteche, l'incontro tra uomini e libri, ossia tra uomini e scienza, creando i presupposti per una società definita non dai confini geografici e linguistici, ma dallo scambio e dalla contaminazione delle idee, come spero accada oggi. Grazie. Grazie mille per questo panorama molto vasto e stimolante. E continuiamo subito con la lezione di Thomas Brehmer. Sì? Sì, grazie molto Fiammetta per la tua lucida presentazione piena di dettagli informativi. Ne ho imparato molto. Come le regole del programma Erasmus Plus mi hanno destinato ad essere correlatore al tuo intervento, ho riflettato a lungo quale potrebbe essere un elemento che magari posso aggiungere in 10 a 20 minuti alla tua presentazione. E al finale ne ho trovato due che forse possono servire per completare un po' l'immagine che hai già disegnata. I viaggiatori di biblioteca che non vanno in Italia, ma che rimangono in Germania, primo punto, e il viaggio di Lessing che nel 1775 è andato in Italia, un po' dentro della tipologia dei Grand Tour, perché viaggiava in compagnia di un suo principe, ma che allo stesso tempo nella sua funzione di bibliotecario ducale anche ha l'incarico di comprare dei libri per la Biblioteca della Resistenza. Io nel termine di Grand Tour capisco un poco, a differenza di te, un tour piuttosto di un elemento aristocratico, cioè di organizzato e fatto piuttosto di un principe, uni di questi famosi lordi inglesi, e nella tradizione tedesca almeno c'è un poco due tipi di tour, il tipo Grand Tour, in tedesco molto spesso chiamato Cavalierstour. Ma c'è anche il tipo viaggio erudito che ha lo scopo di vedere proprio solo le biblioteche che ha uno scopo un po' differente di questo di cultura generale che normalmente hanno questi viaggiatori aristocratici. In Germania lo Zedler, per esempio, è il grande Universallexikon, il dizionario più esteso del Settecento tedesco, distingue in 1742 sotto il lemma Reisebeschreibung, Reisebuch, il viaggio che fa un galanton, termine che corrisponde più o meno a un viaggiatore dei Grand Tour, dai viaggi che fanno ein Philosophus oder ein Philologus, cioè per vedere le cose che servono ai suoi interessi e che fanno crescere la loro erudizione. Viaggiatori di questo tipo cercano sempre, certo, di trovare dei manoscritti, magari sconosciuti, degli incunabili rari, e questo è un fenomeno nuovo nella seconda metà del Settecento, anche dei libri proibiti nella loro regione di origine. I più importanti di questi viaggiatori
che rimangono in Germania si chiamano Uffenbach e Ulrichs. Vado a mostrare dopo una piccola bibliografia. Viaggiatori che visitano piuttosto le biblioteche del nord della Germania e di confessione protestante. Uffenbach è notevole anche per chi possedeva una delle più grandi biblioteche private. Io mi riferisco anche al tuo interesse per le biblioteche private, con il tuo volume molto bello sulle biblioteche private come paradigma. Cioè, Uffenbach possedeva una delle più grandi biblioteche private del suo tempo, con 2.000 manoscritti, 20.000 lettere e 40.000 stampe. Il suo grande viaggio si svolge dal 1709 al 1711, così assai prima nel 700, e il 1718 lo continua per i Paesi Bassi. Seconda metà del 700 si trovano piuttosto i viaggi per le biblioteche clericali in Baviera, Svevia e Svizzera. Possiamo citare dappertutto le relazioni di Georg Wilhelm Zapf degli anni 1780 e 82 e del Philipp Wilhelm Gerken dal 1779 a 1782. Vado a provare se posso integrare la biblioteca per non avere solo i nomi senza referenza. Qui vedete la indicazione del Gerken, poi Nicolai e dopo del Ulrichs e del Uffenbach, che sono uscito fra il 1750 e 80. Quando termina questo tipo del viaggio Grand Tour, in Germania esiste una data che può servire di svolta nella discussione, e questo è l'anno 1783, quando il grande, famoso, influente, ma nemmeno discusso rappresentante della Aufklärung berlinese, Friedrich Nicolai, scrisse nel primo dei 12 volumi della sua Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, la frase notevole: secondo me le biblioteche devono essere usati e non solo ammirati. In questa prospettiva poi descrive e giudica le biblioteche che visita durante il suo viaggio e non commenta solo i manoscritti incunabili, ma dappertutto anche gli orari d'apertura e la facilità con la quale vengono presentati i volumi per una consultazione immediata. Nel quarto volume della sua Beschreibung si trova poi la frase centrale: una biblioteca che non vuole fare prestito dei libri è solo di mezzo valore. E così compara, fra gli altri, la grande biblioteca di Vienna dalla molto più piccola di Stoccarda. Dato la limitazione di tempo, non voglio estendermi molto di più su questo punto, solo vorrei menzionare un segno distintivo che tutti gli altri viaggiatori eruditi non possiedono. Nicolai è anche editore e venditore dei libri, cioè sempre dà anche un'occhiata all'aspetto economico di quello che descrive. Lui vede le biblioteche sotto l'aspetto di qualcuno che desidera servirsi di loro per completare le sue informazioni, cioè sotto l'aspetto della circolazione del sapere, ma è anche cosciente del fatto che possono essere possibili clienti e quindi non sottolinea solo il loro possesso storico di libri e manoscritti, ma anche la loro disponibilità ad aprirsi al presente. Con questa osservazione passo al mio secondo esempio che ho voluto presentare stasera, cioè il viaggio di Lessing in Italia. Qui si tratta di un viaggio che possiede ancora
certe caratteristiche dei Grand Tour, ma anche Lessing ha un motivo dietro questa ufficiale. Dal 1770 era bibliotecario del duca di Braunschweig, alla città residenziale di Wolfenbüttel. Quando era invitato a partecipare al viaggio del fratello minore del duca, l'intenzione era di anche poter fare acquisiti dei libri per la biblioteca. È un viaggio relativamente corto, che va solo da fine aprile fino a metà dicembre di 1775, ma che permette ai partecipanti di vedere una grande parte dell'Italia e a Lessing di acquistare ben 200 volumi per la biblioteca. Adesso ho voluto commentare il cammino che hanno preso, ma lo salto considerata la ora e solo noto il fatto che il viaggio non segue un piano molto elaborato, sino è piuttosto soggetto a molta improvvisazione, più o meno spontanea. Si mantengono le stazioni tradizionali di un classico Grand Tour, ad eccezione di una sosta in Corsica, possibilmente dovuto alla discussione europea della sua costituzione illuministica e la integrazione delle isole nello Stato francese solo poco anni fa. Vanno in Corsica, ma non in Sicilia. Lessing prova di trovare tempo libero per dedicarsi alle sue interessi, si incontra con gli intellettuali locali e si mette alla ricerca di libri interessanti, sempre prova di lasciare, di saltare i pranzi ufficiali e gli inviti più o meno predisposti dalla tradizione turistica delle Grand Tour per i principi e i personi aristocratici. Lessing, nel suo diario di appena 50 pagine manoscritte, nota per esempio il soggiorno a Torino, che ha personalmente conosciuto 19 studiosi, da Carlo Dennina, vari aristocratici fino ai vari aristocratici e fino ai professori di botanica ed anatomia e anche al rettore dell'università. Alla biblioteca può comparare alcuni manoscritti con le versioni stampate che già conosce da Wolfenbüttel, ma trova anche un testo di Alberti sulla pittura che non ha mai visto prima. Alla biblioteca di Parma invece esamina fra l'altro i tre grossi volumi in foglio del Costa sulla antichità di Velleia, e il volume nel quale la Madame Pompadour aveva collezionato le sue esercizi di incisioni. E evidentemente visita anche la Biblioteca Vaticana. Purtroppo non sappiamo dove ha acquistato i libri per la biblioteca, però quello che sì sappiamo sono i titoli, documentati in una lista per la Corte Ducale dei Conti e poi bibliograficamente fatto visibile da una pubblicazione dell'anno 1991, quando di questa biblioteca italiana hanno fatto una mostra al Palazzo Reale a Napoli e hanno fatto un bel catalogo in due volumi abbastanza esteso. Si tratta di più di 200 libri, arrivati a Wolfenbüttel in varie spedizioni alcuni mesi dopo la fine del viaggio. Non si può riconoscere un principio conseguente di selezione, però sì certi campi di interesse. Si trovano quasi 30 tragedie, commedie e libretti d'opera, per esempio La finta giardiniera di Calzabigi, due commedie di Goldoni, pubblicato in 72 e 74, e un dramma per musica di Metastasio, che aveva la sua prima funzione al Teatro San Carlo di Napoli, proprio nel momento quando il piccolo gruppo si trovava nella città. La collana in due volumi, nuova raccolta di composizioni teatrali tradotte
da Elisabetta Caminer-Turra, impresa a Venezia, è notevole non solo perché contiene vari drammi di autori francesi ed inglesi contemporanei, ma anche la versione italiana della cosiddetta tragedia urbana tedesca, Missara Samson, dello proprio Lessing. In quanto alla letteratura italiana contemporanea, si distinguono le edizioni delle opere tanto di Carlo Gozzi come anche di suo fratello Gasparo, una in 8, l'altra in 6 volumi grossi. Colpisce la quantità di relazioni di viaggio e di guide per l'Italia e le città che visitano. Ci sono libri su Torino, Genova, Verona, Venezia, Mantova e Bologna, altre evidentemente varie guide per Roma e Napoli. Libri filosofici non ci sono molti, libri con contenuto teologico mancano affatto. La grande maggioranza dei libri acquistati erano usciti negli ultimi 10 anni prima del viaggio, cioè negli anni 60 e dappertutto 70 del 1700. Si nota qui l'intenzione evidente del bibliotecario Lessing di completare i fondi attuali della sua istituzione. Sono pochi gli esemplari acquistati che risalgono al secolo precedente, tra loro 5 volumi dei classici della letteratura spagnola, che molto probabilmente ha potuto comprare a Napoli governato dai Borboni spagnoli. Si tratta di 2 volumi delle opere di Gongora nelle edizioni di 1636 e 1654, cioè che avevano più di 100 anni, del Teatro di Solis e Riva de Nera e una collezione di testi di Pérez de Montalbán. Sarebbe stato molto difficile trovare edizioni comparabili sul mercato librario italiano dell'epoca. Vi mostro ancora rapidamente la bibliografia per il Lessing. Qui si vedono le indicazioni bibliografiche. C'è una edizione facsimile del 97 e c'è una edizione del Notizbuch nella ultima grande edizione delle opere e curata da Lea Rita Santini, il catalogo a Napoli dal viaggio di Lessing in Italia. Prima di concludere vorrei sottolineare ancora un gruppo di libri per i quali Lessing ha certamente dovuto pagare le somme più alte di tutta la collezione. Sono i volumi che si possono sussumere nella categoria di antiquaria. Molti di questi quasi 30 esempi sono grossi volumi in quarto, che non solo possiedono una vignetta, sino varie incisioni e calcografie. Un volume prominente si occupa dell'Apolline della villa del cardinale Albani e prosegue le ricerche di Winckelmann sul tema. Un altro esamina un'erma antica, recente il supposto ritratto di Epicuro, e cerca di ritrovare la vera immagine del filosofo nel materiale iconografico esistente. Sono volumi intenzionati a completare le edizioni testi classici acquistati, come la edizione più completa del periodo delle opere di Euripide nel greco originale pubblicato da Michelangelo Carmeli a Padova fra 1743 e 1754 in 20 tomi e l'edizione 4 lingue del Pseudo-Longius, stampato a Verona 2 opere erudite di riferenza. In conclusione, possiamo dire che Lessing è un intellettuale che profitta ancora del sistema dei Grand Tour per i giovani aristocratici europei che attraversano così l'Italia. Senza il giovane principe, il viaggio non gli sarebbe stato possibile. Dall'altra parte, prende il tour come pretesto per sviluppare i suoi interessi personali, incontrare gli
gli intellettuali, le biblioteche, come tu hai detto molto bene, è il punto di incontro fra i intellettuali viaggiatori, viaggiatori intellettuali e gli intellettuali locali. I viaggiatori locali nelle città dove rimangono, visita le biblioteche per collezionare delle informazioni e le librerie per acquistare volumi per la sua biblioteca in Germania. Insomma, per creare una rete intellettuale dell'illuminismo. Vi posso far vedere ancora, spero, molto rapidamente alcuni libri, se funziona qui. Sì, molto rapidamente, questa è la biblioteca di Wolfenbüttel. Oggi ha un aspetto un po' differente. Qui c'è la piccola casa dove Lessing ha abitato. Qui c'è uno dei suoi libri di preparazione, Les Italiens, aux mœurs et coutumes d'Italie. Questo è la lista degli acquisiti. E qui si vedono alcuni libri. Questo è Pseudo Longinos. Questo ha comprato un tasso napoletano, cioè un tasso tradotto in napoletano. Questa è una edizione dell'Epicuro e questa è la busta che hanno fatto dell'Epicuro che sta descrivendo. Cioè tutto in fretta e in furia fino a qui, grazie molto.